Io ho aperto un profilo Facebook proprio poco tempo fa, un paio di mesi fa, e ho invitato tutti i dipendenti di hotel a diventare miei amici. In 2 mesi ho 3600 amici, sono praticamente tutti dipendenti e un sacco di altra gente che partecipa con me. Non c'è uno che abbia tirato fuori un'offesa. Torna a parlare dopo anni di silenzio Samuele Landi, l'ex amministratore delegato di Eutelia, una conferenza stampa tramite Skype da Dubai, dove Landi si trova in stato di latitanza. Non mi sento latitante assolutamente, mi sento semmai un esiliato. Presenti questo pomeriggio anche alcuni degli ex dipendenti Eutelia. Io penso rappresentasse un fiore all'occhiello, eravamo arrivati a essere il quinto operatore nazionale, disponevamo di una rete intelligente di primissimo ordine, invidiata dai più grandi operatori di telecomunicazioni, stavamo pian piano entrando in altri settori strategici per i servizi e quant'altro, quindi credo che fosse un'azienda che quantomeno poteva continuare a garantire posti di lavoro nella città, sia direttamente tramite assunzione che tramite l'indotto. La conferenza stampa si è svolta in piazza Guido Monaco perché 2 hotel avrebbero negato l'ospitalità. Samuele Landi è stato condannato dalla Corte di Appello di Firenze a 8 anni di reclusione per la bancarotta Eutelia, pena lievemente limata rispetto al primo grado, ma comunque i giudici fiorentini avrebbero in sostanza confermato gran parte dell'impianto accusatorio del procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi. Per Samuele Landi invece tutto un complotto ricostruito nero su bianco in un lungo esposto presentato solamente adesso ad alcune procure italiane e alla Corte di Cassazione. In questi documenti che abbiamo ricevuto in redazione, no? Perché non sono stati presentati in sede di udienza? Rispondo alla sua domanda, perché non sono stati presentati prima? Perché la loro disponibilità è avvenuta solo molto successivamente. Landi attualmente è in stato di latitanza, sulla sua testa pendono 2 ordini di custodia cautelare, uno firmato dal GIP di Roma per il crack agile, l'altro dal GIP di Arezzo per quello Eutelia. Teme che qualcuno possa venire a prenderlo? No, assolutamente no.